Ciao gente, in questo video di D&D volevo fare un video sugli incantesimi e sui vari incantatori. Sarà un video lungo, quindi non perdiamoci in introduzioni. Cos'è un incantesimo? È un atto volto a modificare la trama magica così da ottenere un effetto voluto. La trama è ciò che si può definire un'interfaccia tra la volontà degli incantatori e la sostanza magica allo stato puro. La sostanza magica pura può venire modellata soltanto dalle divinità. Esistono due grandi modi per modellare la trama, che divide gli incantatori in arcani e divini. Gli incantatori arcani sono i bardi, maghi, stregoni e warlock, oltre agli artefici, che però sono incantatori a metà, e i cavalieri mistici e ai mistificatori arcani, sottoclassi rispettivamente di guerriero e ladro, che però sono incantatori a un terzo. Ci arriviamo dopo alle divisioni tra incantatori pieni a metà e a un terzo. È tutta una questione di potenza, di concetto sono analoghi. Infatti questi incantatori arcani comprendono, studiano, intuiscono la trama e il suo funzionamento, imparando quindi a manipolarla. L'alternativa sono gli incantatori divini, chierici e druidi, oltre poi agli incantatori a metà, paladini e ranger. Loro manipolano la trama grazie a un potere superiore, tipo una divinità per un chierico, le forze della natura per i druidi e i ranger o il giuramento sacro del paladino. Gli incantesimi non sono tutti potenti uguali, sono infatti divisi in 10 livelli, dallo 0 al 9. Il livello dell'incantesimo non è pari al livello dell'incantatore, se non a livello 1. Infatti ogni incantatore può imparare solo incantesimi che è in grado di lanciare. Ci arriviamo dopo a quali incantesimi si prendono a quale livello. Per il momento è importante capire che quando parlo di un livello lo, parlo del livello dell'incantesimo, non del personaggio. Il concetto fondamentale sono gli slot incantesimo. Conoscere gli incantesimi è interessante, ma se non puoi lanciarli è poco divertente. Servono quindi slot. Anche gli slot sono divisi per livelli, dal primo al nono. Ogni slot può essere usato per lanciare un incantesimo di livello pari o inferiore al livello dello slot speso. Se usi uno slot di livello 2, puoi lanciare un incantesimo di livello 1 o 2. Se è di livello 3, puoi lanciare un incantesimo di livello 1, 2 o 3 e così via. Alcuni incantesimi hanno un paragrafetto alla fine della descrizione, chiamato "Ai livelli superiori". Spiega gli effetti aggiuntivi che si ottengono lanciando l'incantesimo consumando uno slot di livello superiore. Per esempio, palla di fuoco aumenta i danni di 1 di 6 per ogni slot superiore al terzo utilizzato. Al livello 3 fa 8 di 6 danni da fuoco, al livello 9 4 di 6, al livello 5 10 di 6 e così via. Una volta esauriti gli slot incantesimi, non si possono più lanciare incantesimi finché non si recuperano. Tipicamente si recuperano tutti con un riposo lungo, ma ci sono alcune eccezioni. Ho detto che ci sono 10 livelli di incantesimo, ma solo 9 livelli di slot. Il motivo è l'esistenza degli incantesimi di livello 0, chiamati trucchetti o cantrip in inglese. Sono incantesimi che non necessitano di slot e possono venire lanciati a volontà. La potenza di alcuni di loro aumenta con il livello del personaggio, nel corso dei ranghi del gioco. Per esempio, il raggio di gelo infligge 1 di 8 danni da gelo, ma dopo aver raggiunto il quinto livello diventano 2 di 8. Dopo l'undicesimo 3 di 8 e dopo il diciassettesimo 4 di 8. Questi sono utili perché non hanno limiti di utilizzo, ma non sono molto potenti. Passiamo ora all'anatomia di un incantesimo. Prima della descrizione ci sono 7 elementi: il nome, che è indicativo dell'incantesimo, se volete potete cambiarlo per personalizzarlo, ma chiaritevi con il master, la scuola di magia, ci arriviamo dopo, il livello, già spiegato, il tempo di lancio, la gittata, le componenti e la durata. Il tempo di lancio indica quanto tempo dovete impiegare per lanciare l'incantesimo. La maggior parte delle volte è un'azione, a volte una reazione, tipo scudo, che specifica anche in che momenti può essere utilizzato. In quel caso non serve usare l'azione per usare l'azione prepararsi. L'azione prepararsi può essere usata per lanciare incantesimi fuori dal proprio turno. Per esempio, mi posiziono davanti alla porta. Se quando si apre entreranno dei nemici, lancio mani brucianti. Questo è un modo per usare incantesimi che hanno tempo di lancio un'azione come reazione. Ma non è che dice mi preparo, uso l'azione prepararsi per prepararmi se mi attacca, uso l'incantesimo scudo. No, uso l'azione per attaccarlo e se lui mi attacca indietro, uso come reazione l'incantesimo scudo. Esistono anche incantesimi che richiedono un'azione bonus, come parola guaritrice o passo velato, che ci lasciano l'azione libera per fare altro. Se avete usato l'azione bonus per lanciare un incantesimo di livello 1 o superiori, non potete usare l'azione per lanciarne un altro, però potete lanciare un trucchetto, oppure usare lo scatto, fare un attacco, disimpegnarvi, tentare di nascondervi, aiutare un compagno, ma non potete usare un altro incantesimo che non sia un trucchetto. Ci sono poi tempi di lancio più lunghi, non dovete essere disturbati nel mentre e non dovete perdere la concentrazione, concetto a cui arriviamo dopo. Se vi succede qualcosa di brutto e l'incantesimo si interrompe, dovrete ricominciare da capo, ma non perderete lo slot.
Almeno questo, dai. Alcuni incantesimi hanno il descrittore rituale vicino alla scuola di magia e il livello. Se un incantatore è in grado di celebrare i rituali, quindi artefice, bardo, chierico, druido e mago, può lanciare l'incantesimo come rituale. Si aggiungono 10 minuti al tempo di lancio. Lo lancia al livello più basso possibile, ma non consuma lo slot incantesimo. Se stai esplorando il dungeon, che è di mattina, e la locanda non sarà aperta prima di sera, puoi prenderti 10 minuti di tempo in più. Tanto non è che devi andare a bere. Così puoi lanciare individuazione del magico come rituale prima di afferrare quell'oggetto inquietante che il master giura e spergiura non essere maledetto. La gettata è quanto lontano può andare l'incantesimo. Contatto vuol dire che dovete toccare il bersaglio. X metri, di solito un multiplo di 1,5, vuol dire che potete bersagliare un punto entro quella gettata in tutte le direzioni. Incantatore vuol dire che bersaglia solo voi. Ci sono poi 5 forme che possono crearsi: cilindro, cono, cubo, linea e sfera. Tutte le creature dentro l'area sono bersagliate dall'incantesimo, a meno che non sia scritto qualcosa di diverso. Il cilindro ha origine in un punto entro la gettata dell'incantesimo, torna a cui si forma un cerchio con raggio specificato nella descrizione, per poi alzarsi o abbassarsi dall'altezza indicata, sempre nella descrizione. Il cono è un cono equilatero, si estende per una certa lunghezza e, dopo aver raggiunto l'estremità, si allarga a destra e a sinistra, in alto e in basso, di metà di quella lunghezza. Cono di 6 metri va avanti di 6 metri e poi va a destra di 3 metri, a sinistra di 3 metri, in alto di 3 metri, in basso di 3 metri. Il cubo ha origine in un punto introgettata su cui si trova una delle facce. La linea è una figura bidimensionale che ha spessore e lunghezza e procede dritta. La sfera ha origine in un punto introgettata e da lì si espande in tutte le direzioni di raggio indicato. Le componenti possono essere una, due o tre. Si indicano con V, S ed M. Se non potete fornire una o più delle componenti richieste, non potrete eseguire l'incantesimo. V è la componente verbale, le parole che dovete pronunciare per attivare l'incantesimo. Se siete in una zona di silenzio o vi hanno tappato la bocca, non potrete fornirle. S è la componente somatica e sono i gesti che fate per eseguire l'incantesimo. È necessario avere almeno una mano libera per poterli fare. Se avete le mani legate, non potrete fornirle. M è la componente materiale, che rappresenta gli oggetti che servono per lanciare un incantesimo. Se questi oggetti non hanno riportato un costo, potrete rimpiazzarli impugnando un focus da incantatore, opportuno per la vostra classe da incantatore. Gli artefici utilizzano strumenti da artigiano, i bardi degli strumenti musicali, chierici e paladini un simbolo sacro, come amuleti, emblemi o reliquiari, druidi e ranger un focus druidico, questi ultimi lo fanno grazie a un'opportunità datagli nel manuale di Tasha, che possono essere totem o oggetti realizzati con legno o pelli speciali. Infine maghi, stregoni e warlock possono usare focus arcani, come bacchette, bastoni, cristalli, globi o verghe. L'alternativa è procurarsi le componenti materiali per ogni incantesimo che conosciamo. Queste non vengono consumate, quindi potranno essere riutilizzate, a meno che non sia specificato. Se invece usiamo un focus da incantatore, dobbiamo fornire solo le componenti che hanno scritto un prezzo specifico, o quelle che vengono consumate. In ogni caso, la mano che impugna il focus da incantatore e che prende le componenti materiali può essere la stessa che fornisce le componenti somatiche. Quindi un chierico può usare l'acqua santa, impugnando il simbolo sacro e facendo i gesti di protezione dal bene e dal male, tutto con una mano sola mentre con l'altra impugna uno scudo. Veniamo infine alla durata. La maggior parte degli incantesimi ha durata istantanea, quindi l'effetto si esaurisce nell'istante in cui viene lanciato. In altri casi la durata è espressa in un'unità di misura di tempo. A volte può esserci scritto concentrazione. Se un incantatore si concentra sull'incantesimo, non può lanciare altri incantesimi con concentrazione. O meglio, se lo fa, perde la concentrazione su quello che ha lanciato prima. Se magari si stava proteggendo con protezione dal bene e dal male, può lanciare palle di fuoco, ma non può lanciare anche individuazione del magico, perché richiede concentrazione. Un altro modo per perdere la concentrazione è subire danni. Quando si subisce anche solo un danno, si è costretti a fare un tiro salvezza su Costituzione, classe difficoltà 10, oppure pari alla metà dei danni subiti, il più alto dei due. Quindi fino a 20 danni la classe difficoltà è 10, dopodiché aumenta di 1 per ogni 2 danni subiti. Se tipo subite 50 danni, la classe difficoltà del vostro tiro salvezza su Costituzione è 25. Più danni da più fonti comportano più tiri salvezza per tenere la concentrazione.
Quindi, siete un mago che sta cercando di lanciare un incantesimo a concentrazione, il nemico vi colpisce la prima volta, fate il primo tiro salvezza. Ci riuscite, vi colpisce la seconda volta, dovete rifare il tiro salvezza e se lo fallite avete perso la concentrazione. A volte ci sono incantesimi che richiedono un tiro per colpire. Il bonus da aggiungere è pari al modificatore di caratteristica da incantatore più il bonus competenza dell'incantatore. Altre volte è richiesto un tiro salvezza per resistere ai danni. La CD è pari a 8 più il modificatore da caratteristica da incantatore più il bonus competenza dell'incantatore. La caratteristica dell'incantatore varia a seconda delle classi. Artefici, cavalieri mistici, maghi e mistificatori arcani usano intelligenza. Chierici, druidi e ranger usano saggezza. Bardi, paladini, stregoni e warlock usano il carisma. Va detto che, a meno che non sia diversamente specificato, ai danni degli incantesimi non si aggiunge il modificatore della caratteristica da incantatore. Tipo, l'arco e frecce, l'arco lungo, dicono fa un D8 danni, ma sai che ci devi aggiungere destrezza. Se invece un mago fa dardo di fuoco, fa un D10 di danni, ma non aggiunge intelligenza. A meno, vabbè, che non ci siano delle eccezioni, tipo il mago della scuola di invocazione. Il modo più semplice per dividere gli incantatori è tra pieni, a metà e a un terzo. Gli incantatori pieni, quindi bardi, chierici, druidi, maghi, stregoni e warlock, ottengono incantesimi di livello massimo pari a metà del loro livello, arrotondata per eccesso. Quindi, ogni livello dispari del personaggio ottengono un nuovo livello di incantesimi e giungono così al livello 17 a ottenere gli slot incantesimo di livello 9. Il warlock funziona in modo strano, ma rientra comunque in questa categoria. Gli incantatori a metà, quindi artefici, paladini e ranger, ottengono incantesimi di livello massimo pari a un quarto del loro livello arrotondato per eccesso. Al livello 17 ottengono incantesimi di quinto livello. Inoltre paladini e ranger non possono lanciare incantesimi al livello 1. Gli incantatori a un terzo, ovvero i guerrieri della sottoclasse del cavaliere mistico e i ladri della sottoclasse del mistificatore arcano, ottengono incantesimi di livello massimo pari a un sesto del loro livello arrotondato per eccesso. Quindi al livello 19 ottengono incantesimi di livello 4. Inoltre, essendo delle sottoclassi, vengono scelte al terzo livello e non hanno incantesimi nei primi due livelli. Gli incantatori parziali sono più deboli degli incantatori pieni come incantatori, ma hanno capacità marziali o di utility che compensano. Per esempio, guerrieri, cavalieri mistici, paladini, ranger e metà delle sottoclassi dell'artefice ottengono il privilegio attacco extra. Un altro modo per dividerli tra due categorie, con il mago che rientra in entrambe, sono quelli che imparano incantesimi e quelli che li preparano. Bardo, cavaliere mistico, mistificatore arcano, ranger, stregone e warlock imparano gli incantesimi. Artefice, chierico, druido e paladino li preparano. Il mago è una via di mezzo. Se giocate un incantatore che impara gli incantesimi, dovete leggere la lista degli incantesimi della classe e sceglierne un numero limitato, come indicato nella tabella della classe. Quelli sono gli incantesimi che conoscete e basta. Potete cambiarne uno ogni volta che aumentate il vostro livello, quindi non molto spesso. Se giocate un incantatore che prepara gli incantesimi, dovete leggere la lista degli incantesimi della classe e sceglierne ogni mattina un numero pari al vostro livello più modificatore della vostra caratteristica da incantatore. Potete anche lasciarli sempre gli stessi e se non vanno bene il giorno dopo potete già cambiarli. I mezzi incantatori invece preparano un numero di incantesimi pari a metà del vostro livello, arrotondato per eccesso per l'artefice, per difetto per il paladino, più il modificatore della vostra caratteristica da incantatore. Ogni mattina potete cambiare questi incantesimi, purché non superino il numero massimo. C'è poi il mago che fa entrambe le cose. Può preparare un numero di incantesimi pari al suo livello più il suo modificatore di intelligenza, ma non tra tutta la lista del mago, solo tra gli incantesimi che conosce, ovvero 6 al livello 1 più 2 per ogni altro livello. Poi ne può comprare altri, ma qui si allunga il discorso. Veniamo agli incantatori più nello specifico, cominciando da quelli pieni. Specifico che molti nomi hanno radici culturali specifiche, ma su D&D sono state rimescolate, quindi farò attenzione a non confondervi. L'ordine alfabetico ci fa partire dai bardi. Loro sono in grado di plasmare la trama magica con la musica, modificandola con l'armonia delle loro note e il potere del canto, così da fornire gli effetti più disparati. Sono la classe più completa e, oltre agli incantesimi, dispongono anche dell'ispirazione bardica, ovvero dei dadi bonus che possono dare agli altri che potranno usarli nei momenti più opportuni per aumentare i loro tiri. A livelli maggiori iniziano ad imparare gli incantesimi
anche dalle liste di altri incantatori, quindi non conoscono solo incantesimi da bardo. In questo modo hanno pochissime limitazioni nella scelta degli incantesimi. Si dividono in collegi bardici che gli permettono varie specializzazioni. Un bardo è molto più che un semplice menestrello musicista, visto che le sue composizioni sanno plasmare la trama della magia stessa. E, piccola nota, non c'è scritto da nessuna parte che i bardi debbano essere degli erotomani. Seguono i chierici. Anche loro non sono semplici sacerdoti, sono stati investiti dal potere del dio che pregano e che li ha resi i suoi agenti, così che possano svolgere le sue funzioni tra i mortali. Sono famosi come curatori, dopotutto possono usare le magie di cura più potenti, ma non sono solo questo. A seconda della divinità che servono, possono essere potenti combattenti, incantatori micidiali, subdoli ingannatori, oppure abili artigiani. Oltre agli incantesimi dispongono dell'incanalare divinità, un privilegio in cui invocano l'aiuto della loro divinità che si ricarica anche con i riposi brevi. A livello 2 può essere usato una volta per riposo breve, a livello 6 due volte, a livello 17 tre volte. Hanno l'uso comune che è quello di scacciare i non morti, mentre i vari domini divini ne garantiscono almeno un altro, differente dagli altri. Dal livello 8 i chierici potenziano con il potere divino i loro colpi e i loro trucchetti, così da fare ancora più danno, anche se di tipo diverso. I chierici possono servire varie divinità, che sono classificabili in vari domini. Zeus e Thor sono entrambi divinità della tempesta, Pan e Artemide divinità della natura, e così via. Poi ci sono divinità che possono appartenere a più domini. In quel caso il chierico ne deve scegliere solo uno. Per esempio Apollo è sia il dio del sole che della medicina, quindi può essere sia dominio della luce che della vita. Atena è sia una guerriera che un'intelligentona, quindi sia dominio della guerra che della conoscenza. Ogni chierico appartiene a un dominio e sarà quindi simile ai chierici di divinità diverse ma appartenenti allo stesso dominio. Inoltre, ogni dominio espande la lista di incantesimi preparati dal chierico, offrendone due per ognuno dei primi 5 livelli di incantesimi. Vengono poi i druidi. Sono i protettori della natura e vivono in armonia con essa, custodendola e ottenendo potere in cambio. Hanno principalmente incantesimi di controllo del terreno e di evocazione, anche se non mancano quelli curativi o di danno. Hanno come privilegio extra la capacità di trasformarsi in animali, ottenendone le capacità fisiche, ma conservando quelle mentali. Hanno la possibilità di trasformarsi due volte in riposo breve e, finché sono trasformati, non possono lanciare incantesimi. Entrambe queste cose vengono meno a livelli molto molto alti. Si dividono in circoli, che sono praticamente associazioni segrete nascoste alla società che offrono capacità particolari ai loro druidi. Alcuni potenziano gli incantesimi, altri le loro forme animali. Altre si concentrano su certi aspetti della natura, come l'influenza delle stelle sul nostro mondo, il fuoco purificatore che porta alla distruzione necessaria alla rinascita, i funghi e la loro curiosa forma di vita, la tutela degli animali selvatici e così via. Non sono per forza legati a delle divinità vere e proprie, ma il loro rapporto con la natura può essere simile a quello che ha un chierico nei confronti della sua divinità. Tocca ora ai maghi. Loro sono i secchioni, quelli che studiano la magia, imparando a conoscerne i segreti e gli utilizzi più nascosti. Hanno la particolarità che gli incantesimi con descrittore rituale possono essere svolti come rituale senza averli preparati. Basta che ci siano sul libro degli incantesimi. Hanno la lista di incantesimi più grande di tutti, quindi la scelta può essere un po' incasinata. Possono recuperare qualche slot incantesimo anche nei riposi brevi, ma molto pochi, visto che il livello totale non deve superare metà del livello da mago, ma senza superare il sesto. In altre parole, un mago di livello 6 può recuperare con un riposo breve due slot di livello 1 o uno slot di livello 2. Essendo degli studiosi della magia, i maghi hanno ideato una catalogazione dei vari incantesimi, che viene utilizzata anche dagli altri incantatori, che però non tiene conto di magia arcana e magia divina. Essa è divisa infatti in 8 scuole di magia, che vengono appunto riportate dopo il nome e prima del livello di ogni incantesimo. Abjurazione, scudi e barriere, protezioni, annullamento di altre magie, interdizione ed esilio di creature su altri piani. Ammaliamento, influenzano la mente, la volontà e il comportamento dei bersagli, alterando il suo giudizio e azioni. Divinazione, permette di conoscere meglio passato, presente e soprattutto futuro. Evocazione, permette di teletrasportare o di richiamare oggetti da posti lontani, oppure crearli proprio dal nulla. Illusione, ingannano i sensi del bersaglio, facendogli credere cose false e distorcendo la sua connessione con la realtà.
realtà. Invocazione. Manipolano la magia per creare potenti effetti, sia distruttivi che curativi. Di solito gli incantesimi di danno appartengono a questa scuola. Necromanzia. Altera gli equilibri tra vita, morte e non morte, permette resurrezioni o creare zombie privi di volontà. Trasmutazione. Altera le proprietà della materia, rendendola qualcosa di più affine alla volontà dell'incantatore. La maggior parte dei maghi si specializza in una di queste scuole, anche se ci sono tradizioni arcane un po' più diverse. Passiamo agli stregoni. Se i maghi hanno studiato e si sono fatti il culo, gli stregoni hanno avuto culo e sono nati con i poteri magici innati. Magari un loro antenato era un drago, un dio o una qualche altra creatura potentissima, oppure sono stati contaminati dal suo potere. Badate bene, Harry Potter è definito un mago, mentre Dottor Strange è definito uno stregone. Eppure, secondo il regolamento di D&D, è il contrario. Harry Potter studia la magia, ma è nato con essa. Quindi in D&D sarebbe uno stregone. Il Dottor Strange è nato come un uomo normale e solo in età adulta ha imparato la magia, quindi in D&D sarebbe un mago. Si differenziano tra loro a seconda dell'origine dei loro poteri innati, che gli offrono diverse capacità, ma hanno un controllo molto superiore della magia, tanto che dispongono dei punti stregoneria, che possono rigenerare consumando slot incantesimo, ma che a loro volta possono essere usati per creare nuovi slot incantesimo, oltre poi che per le opzioni di metamagia che personalizzano gli incantesimi. Si possono rendere più veloci, più precisi, cambiarne il tipo dei danni, puoi proteggere gli alleati dagli effetti ad aria, aumentarne i danni, farli in maniera più discreta e così via. Concludiamo gli incantatieri pieni con i Warlock. È difficile trovare una traduzione italiana, visto che sia Sorcerer che Warlock si traducono con stregone, quindi Warlock tipicamente non si traduce. Considerate che è il maschile di Witch. Alcuni lo traducono con fattucchiere, ma non rende l'idea. Il Warlock ha guardato bardi, maghi e stregoni e ha deciso che voleva essere come loro, ma è stonato come una campana, non ha voglia di studiare e non è nato con i poteri speciali. Quindi ha stretto il patto con un'entità sovrannaturale. Può ricordare un chierico, ma non è un rapporto divinità fedele, è più un rapporto allievo maestro. È il classico patto con il diavolo, solo che non devi per forza farlo con un diavolo, puoi farlo anche con un folletto, un angelo, con Cthulhu, con un kraken o altre creature di questo livello di simpatia. I loro slot sono ridicolamente pochi. 1 a livello 1, 2 dal livello 2 al livello 10, 3 dal livello 11 al livello 16 e 4 dal livello 17 in poi. La cosa bella è che sono sempre di livello massimo e che si ricaricano anche con i riposi brevi. Quindi basta fare un pisolino ed è di nuovo pronto a lanciare magie belle potenti. A livello 5 ottieni le suppliche occulte, ovvero particolari privilegi che può scegliere tra un bacino molto grande, in modo da avere una grande personalizzazione. Ho fatto una guida completa ed esaustiva oltre un anno fa, recuperatela. Difficilmente due Warlock con lo stesso patrono saranno uguali, poi i patroni sono molto generici. C'è scritto l'immondo, quindi uno può essere patrocinato da Belzebù, mentre un altro da Belfagor. Per il grande antico, uno è allievo di Cthulhu, l'altro è di Azathoth. Poi a livello 3 ottengono un dono a scelta tra 4. La capacità di evocare armi, un libro con trucchetti aggiuntivi, un animaletto da compagnia speciale, un talismano che ti aiuta nei momenti critici. E tutti questi doni possono venire potenziati, molto potenziati, con varie suppliche occulte. Passiamo agli incantatori a metà. Prendono tutti gli slot incantesimo mostrati a schermo, anche se il primo livello è solo per l'artefice. Vedete quindi che non arrivano al livello massimo, ma credetemi che anche con gli incantesimi da livello 5 c'è da divertirsi, specie perché sono incantatori a metà, mentre l'altra metà sono classi marziali. Cominciamo dall'artefice. Praticamente è in grado di creare effetti magici con la tecnologia e le invenzioni, che siano la fabbricazione, l'alchimia, l'intagliamento, la tessitura, quello che volete voi, anche la soffiatura del vetro. L'esempio più famoso è Iron Man, ma in un certo senso anche Rick Sanchez può essere considerato un artefice. Oltre agli incantesimi, la sua specialità sono le infusioni. Può caricare oggetti normali di poteri magici che userà lui o qualche suo alleato. Si differenziano molto in base alle specializzazioni, come gli alchimisti, che mescolano reagenti per ottenere effetti speciali, gli armaioli, che creano armature fighissime, tipo Iron Man o Blue Beetle, gli artiglieri, che utilizzano speciali cannoni che possono anche essere dei lanciafiamme, o i fabbri da battaglia con i loro amichetti robotici. Ogni sottoclasse offre poteri in più e incantesimi che si aggiungono alla lista degli incantesimi preparati, 2 per ogni livello. Alcune sottoclassi permettono l'attacco extra, altre invece potenziano gli incantesimi. Veniamo ai paladini. Loro sono mezzi chierici e mezzi guerrieri. Pronunciano un solenne giuramento da cui trarranno la forza per adempiere ad esso. Non sempre giurano a divinità, ma è comunque molto frequente. Tuttavia dispone di un utilizzo diverso degli incantesimi per gli slot.
la punizione divina. Trasforma la potenza magica che gli avrebbe offerto lo slot in danni quando colpisce con un'arma. Uno slot di livello N infligge N+1 di 8 di danni radiosi e può decidere di spenderlo dopo aver colpito, così da fare un po' economia. Non può superare i 5 di 8 danni, quindi uno slot di livello 5 è efficace quanto uno slot di livello 4. Però se colpisce un non morto o un immondo, infligge 1 di 8 di danni in più e il massimo diventa quindi 6 di 8. Una regola non scritta, ma mai negata fino ad ora, è che in caso di colpo critico raddoppiano anche i danni di punizione divina. Quindi, ho fatto 20, e allora si usa punizione divina di livello bello alto, tanto anziché fare soltanto 3 di 8 diventano 6 di 8. Verrà messa al bando con OneD&D, ma per il momento ci si può divertire. Dal livello 5 ottiene l'attacco extra, ma il paladino non impara trucchetti, che però può prendere al posto dello stile di combattimento. A livelli maggiori ottiene aure che influenzano lui e i suoi alleati vicini, come quella di livello 6, che potenzia tutti i tiri salvezza, suoi e degli alleati, di una quantità pari al suo modificatore di carisma. Si differenziano in base al giuramento che pronunciano e offre loro diverse capacità, come incanalare divinità simili a quelle del chierico, che si ricaricano con i riposi brevi, e due incantesimi che si aggiungono alla lista di quelli preparati per ogni livello di incantesimo. Abbiamo poi i ranger, mezzi druidi e mezzi guerrieri. Sono le guardie del confine tra la natura incontaminata e la civiltà e proteggono l'una dall'altra. Difendono i mortali dai mostri e dalle bestie, ma anche la natura dall'espansione della civilizzazione. Il loro potere è simile a quello dei druidi, ma ci aggiungono il talento marziale dei guerrieri. Seguendo il manuale del giocatore, ogni ranger ha un acerrimo nemico, che possono essere i draghi, gli elementali e così via, recuperate il mio video sui tipi di creature, contro cui avranno molteplici vantaggi. Inoltre hanno un terreno, praticamente un bioma, come foresta, deserto, pianura, ci siamo capiti, in cui sono molto esperti. Alcuni si specializzano nel combattere contro i nemici, altri nel tendere imboscate, altri ancora stringono un legame con degli animali che saranno i loro fedeli compagni. Ha la fama, assolutamente meritata, di essere la classe scritta peggio del manuale del giocatore, e infatti è stata riaggiustata nel calderone di Tasha, che rende i suoi privilegi meno situazionali, oltre poi ad aggirare le limitazioni del numero di incantesimi. Anche il ranger non dispone normalmente di trucchetti, ma può averne due al posto dello stile di combattimento. E sempre prima del manuale di Tasha era l'unico incantatore che non poteva usare un focus da incantatore, ma ora per fortuna può usare un focus druidico. Passiamo agli incantatori a un terzo, per un terzo maghi, per due terzi guerrieri o ladri, di cui sono appunto sottoclassi. Il primo è il cavaliere mistico, può imparare quasi esclusivamente incantesimi di abjurazione, ovvero quelli difensivi e invocazione, dunque quelli che fanno più danni. Sono guerrieri, quindi con il tempo prenderanno sempre più attacchi. Inoltre, credo sia l'unico caso in cui si riesce a lanciare due incantesimi in un turno, grazie all'azione impetuosa. Stringeranno un legame con la loro arma, per non venire disarmati o per recuperarla quando e dove vogliono. Inoltre, dopo un'azione di attacco, impareranno a fare un trucchetto, o a livelli molto più alti, addirittura un incantesimo. Ci sono poi mistificatori arcani, che imparano quasi esclusivamente incantesimi di ammaliamento, per ingannare e manipolare le persone, ed illusione, per crearsi occasioni in cui ci si può salvare il culo oppure tendere imboscate con cui fare il culo agli altri. Hanno anche come trucchetto obbligatorio mano magica, che però viene potenziato un sacco. Sono ladri, quindi otterranno tutti i privilegi migliori dei ladri, come la schivata prodigiosa o illusione, oltre poi ad averne alcuni unici, come la capacità di rubare gli incantesimi ai nemici che li lanciano. Il video interminabile è concluso, qual è il vostro incantatore preferito? Io, per come è scritto in quinta edizione, il Warlock, perché è il più personalizzabile, quello che puoi rendere più unico. Mentre come concetto, puramente come concetto, il Paladino, perché è tanto bello vedere che solo con la forza di volontà riesce a ottenere questi poteri. Ma sono gusti, ditemi la vostra. Il video si conclude così. Mettete un mi piace se vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, statemi bene e ciao ciao. Alla prossima.